Siamo ormai a fine anno e come da tradizione torniamo dal sindaco di Villa Santa Maria, Pino Finamore, per tracciare un bilancio delle attività amministrative svolte nel corso di questa annata che volge a conclusione. Ma allora, diciamo che l'anno è stata un'annata impegnativa, insomma, uscivamo fuori dal Covid, però avevamo, diciamo, programmato già negli anni precedenti alcune attività e alcuni lavori su Villa Santa Maria. Adesso è sempre un po' indigesto fare una lista di lavorazioni che sono in corso, e anche di finanziamenti che il Comune ha dovuto. Però ci tengo a precisare e tengo anche a ringraziare gli uffici che lavorano, quindi tutti i dipendenti comunali. Alcuni di loro ci lasceranno adesso alla fine dell'anno per il dovuto pensionamento. Però questa attività, che è stata di programmazione, insomma, è stata svolta anche con il loro lavoro, quindi mi va di ringraziare tutti loro per aver, come dire, fatto squadra affinché questo potesse realizzarsi. Le lavorazioni che abbiamo, diciamo, sui cantieri sono tanti, in buona sostanza. Partendo dal stiamo ultimando via San Sebastiano, che è una strada, diciamo, non principale, ma che aveva bisogno di una messa in sicurezza della strada stessa per problemi di dissesto idrogeologico. E lì ricordo, insomma, che il Comune è stato finanziato per 480.000 euro. Poi abbiamo appaltato già il lavoro sul fiume Sangro, quindi un costone di via Congrega che incide direttamente sul fiume e quindi potrebbe dare dei problemi su uno sbarramento del fiume stesso, e anche lì un finanziamento ministeriale di 1 milione di euro che a breve, credo in primavera, cominceranno i lavori. Poi abbiamo la sede COM che stiamo ultimando e che credo verrà ultimata nel mese di aprile, e quindi verrà anche inaugurata in quel periodo dell'anno, che darà la possibilità, ai nostri, alpini e tutti i volontari di protezione civile di avere una sede, nuova, adeguata, per poter, come dire, essere sempre pronti quando ce ne sarà bisogno. Certo, noi ci auguriamo mai, però insomma l'importante è avere i mezzi, e di mezzi ne abbiamo, diciamo, dati, anche perché voglio ricordare che la protezione, sede di protezione civile degli Alpini è nata per volontà, insomma, dell'amministrazione e soprattutto del sindaco quando ci siamo insediati una decina di anni fa. Abbiamo visto che ha dato anche degli ottimi risultati in periodo di pandemia, ma anche quando ci sono incendi. Noi siamo dotati di una macchina che il Comune ha acquistato e anche di un modulo antincendio. A breve abbiamo avuto un altro finanziamento e quindi avremo anche un camion di portate, diciamo, maggiori per lo spegnimento degli incendi. Quindi diciamo che stiamo cercando di attrezzare la sede COM con tutto quello che occorre ai nostri volontari, che ci danno sempre una massima disponibilità, e anche loro, insomma, vanno ringraziati perché tutto questo è sempre a beneficio dei nostri cittadini. E poi abbiamo ricominciato i lavori sulla vecchia scuola elementare, dove vi è sempre un finanziamento di 1.100.000 euro. Abbiamo appaltato, dobbiamo sapere solo qual è la ditta perché c'è l'apertura delle buste, lo stadio San Francesco Caracciolo, che diventerà un manto erboso, in erba sintetica, oltre a risistemare tutto quello che è necessario, diciamo, sulla parte esterna dello stadio. Abbiamo un finanziamento di 400.000 euro, anch'esso è stato fatto l'appalto in questi giorni, su Via Roma, per una messa in sicurezza di dissesto idrogeologico. Lì abbiamo delle carenze, insomma, su un costone, quindi si cercherà di intervenire per mettere in sicurezza diverse palazzine che sono su questa strada. Stiamo ultimando strada Contrada Pagliai, una strada era così da 40 anni quasi, e quindi la stiamo bitumando, sistemando le cunette, facendo alcuni lavori. Le case, le poche case, ma anche, diciamo, c'è anche un agriturismo, quindi verranno dotati anche di un'illuminazione sulla strada. Poi
E quindi anche questo lavoro dovrebbe ultimare, diciamo, nei primi mesi del 2023. E abbiamo avuto un finanziamento di una messa in sicurezza di un fosso Roitello, dove ci sono alcune case in Borgata Orti, anche quello 200.000 euro, metterà in sicurezza, insomma, quelle case e darà la possibilità di ripulire quel fosso, perché poi, come diciamo sempre, quando ci sono queste bombe d'acqua e queste alluvioni, i fossi dovrebbero essere puliti. Ecco, non sempre questo accade per competenze diverse ed è uno dei problemi, insomma, che noi tutti i sindaci abbiamo in buona sostanza sui nostri territori. Stanno appaltando anche un lavoro da 85.000 euro sui giardini, vi sarà un rifacimento dei giardini di Scesa Valle, più che un rifacimento, quello è un giardino nuovo, cioè saranno adeguate alcune cose, tra cui l'illuminazione interna, ci saranno delle panchine smart fotovoltaici per ricaricare i telefonini per i nostri ragazzi che lo frequentano, e ci sarà una colonnina per ricaricare le auto elettriche, insomma, quindi predisporremo, insomma, quello che è necessario per stare a passo con i tempi, insomma. E questo è un finanziamento regionale della legge 40. Poi ci sono stati finanziati tre progettazioni da 200.000 euro l'uno, per cui abbiamo fatto progettazioni, schede progettuali per una pista ciclabile che da Villa porterà fino a Pennadomo, quasi alla diga, in buona sostanza, uno di un progetto turistico che incide sul nostro centro abitato e su Contrada Madonna in Basilica, e abbiamo la progettazione di un parcheggio su Viale della Vittoria. Questo è uno dei punti centrali, e qui, dopodiché, quando sarà stato definito il progetto, spero venga finanziato, perché ci darà la possibilità di avere questo benedetto parcheggio per risolvere il problema che abbiamo sempre avuto a Villa Santa Maria, che è quello degli spazi, insomma, per il parcheggio stesso. Questa è una serie di iniziative, oltre al milione di euro della roccia per la messa in sicurezza, a cui stanno lavorando, perché incide sul centro abitato. Diciamo che ci sono lavorazioni per una decina di milioni di euro in buona sostanza, quindi l'amministrazione comunale ha cercato di programmare e poi anche di realizzare, visto che tutti questi finanziamenti poi alla fine ci sono stati dati. Quindi siamo al lavoro tutti i giorni e cerchiamo anche di lavorare sul sociale. Nei primi mesi del 2023 stiamo lavorando perché venga anche introdotta una navetta che possa far sì che i nostri anziani, anche perché vi era una richiesta di alcuni cittadini da tempo, ma siccome non era possibile intervenire direttamente, abbiamo dovuto studiare qualcosa con la regione per modulare, diciamo, questa navetta che ci sarà due volte al giorno in mattinata, in buona sostanza, per far sì che i nostri anziani possano arrivare al laboratorio analisi e fare tutto quello che è necessario anche per le spese giornaliere. L'amministrazione, come dire, in questo anno ha lavorato come sempre, non posso dire che ci ha messo molto di più, no, il nostro è un lavoro sistematico. E in questi 5 anni, io potrei dire 10 perché sono 10 anni che faccio il sindaco, insomma, ha sempre cercato di programmare e di realizzare tutti gli interventi che secondo noi erano necessari per la vivibilità della nostra cittadina. Poi certo qualcosa ci sfugge sempre, ma anche sul sociale, per quanto riguarda la cultura, insomma, adesso abbiamo un teatro dove abbiamo una stagione teatrale. Quindi alcune attività sono state introdotte durante questi anni. Abbiamo una società di atletica per le nostre ragazze. Prima vi era solo il calcio, quindi era anche, come dire, abbiamo dato la possibilità alle nostre ragazze di poter fare anche corsi diversi che siano solo il calcio. Quindi, insomma, cerchiamo di attivarci per ampliare l'offerta. Quello che sostanzialmente deve fare un'amministrazione, cercare di ampliare l'offerta per tutti e cercare di arrivare, diciamo, nelle case di tutti. Ecco, questo non sempre succede, delle difficoltà ce le abbiamo anche noi e soprattutto il sindaco ce le ha, però noi facciamo il possibile. Assistiamo anche
molti cittadini che vivono soli, ma non dobbiamo pubblicizzare questa cosa. È normale che accada ed è normale che un'amministrazione sia vicino a quelli che non ce la fanno in un momento, diciamo, così difficile e complicato per i costi della vita e per quello che è l'andamento della vita. Insomma, diciamo che la guerra in Ucraina ha complicato tutto in modo più accelerato. Però noi siamo qui, siamo sempre disponibili all'ascolto e continuiamo a programmare per il futuro del nostro paese. Quindi con, diciamo, queste parole vi auguro un buon anno, sperando che il 2023, che sarà complicato, possa essere un tantino migliore di quello che abbiamo passato, così da poter continuare a vivere bene, guardando al futuro nostro e soprattutto dei nostri figli.